niente squadra. Ora è forse due settimane volevano iscrivere. E se non arriva che facciamo? Noi siamo stati in decisino all'ultimo. Giovanna muoio stata in decisino. Giovanna muoio con la J. Sì, con Gitos scrive. Ma lui non viene. Mettici che non sa scrivere. Come vi chiamate voi? Mojitos. Come il cocktail? No, anche il Giovanni. Dove la metto? Spostatevi da dietro, per favore. Allora, voi potete rispondere. Intanto posizionatevi, così spieghiamo una volta sola senza spiegare due volte, no? Muoio! Con due piedi, un componente dei tuoi due piedi. Allora, se no perdo la voce. Voi vi posizionate qua, ci sono due batterie. Antonella! Due batterie da 5 per un totale di 20 canzoni. Quindi 5, 5, 5, 5, prima i primi 5, poi i secondi 5, poi di nuovo i primi 5, poi di nuovo i secondi 5, per un totale di 20 canzoni. Ogni titolo indovinate un punto, ogni titolo sbagliato meno uno. Partite solo se la sapete, partite solo se la sapete. La canzone viene sentita da computer e potete... Ma no! La seconda no? La seconda si era prenotata. C'è stata una prenotazione, la sai? Quello che le donne non dicono. Quello che le donne non dicono? Ok. Si era prenotata, per cui è giusto. L'ha toccato, l'ho visto io sto giro. Faccio a Marco che dice che non l'ha toccato. Allora, adesso le squadre verranno chiamate a ricevere la prima busta. Con Leo faremo le foto e un'intervista. Vale un mezzo punto appena partita. Vale mezzo punto chi fa l'intervista simpatica. Chi fa l'intervista simpatica, mezzo punto. Io. Prima squadra, come si chiamano? Chi sono intervisti? No.
Allora, adesso le squadre verranno chiamate a ricevere la prima busta. Con Leo faremo le foto e un'intervista. Vale mezzo punto chi fa l'intervista simpatica. Chi fa l'intervista simpatica mezzo punto. La Guesi, sulla Guesi, ricevete la prima busta, andate, io vi do un consiglio, andate piano, riflettete, andate piano, senza prendere decisioni improvvise, perché ci sono molti trabocchetti, andate piano. La foto, Gio, a vostra estetica. Aiutatemi per la foto, per favore. Seconda squadra. Pochi dopo, veloci. Mettetevi a fare la foto. Mettetevi per favore a fare la foto. Foto. Terza squadra. Bones. Dov'è la terza squadra? Veloci. Una busta di congelatore, sì, ok. Hai okay. Scherzo la mia squadra? C'è già? Cioè? Ok. Questa è la sì. Vieni, dai. Ok, sì, l'ho vista. Io sto vendo, qua. Okay. Okay. La busta chi c'era? La busta. Qualcuno ha preso la busta? No, non è la busta. La busta ci serve. Ma fai tu, ma questa che te hanno? Voglio la faccia. Ma voi voi. Non abbiamo una cosa da fare. Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino Gatti fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare, e il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà.
con la maglia numero 7. Caterina, ti stai divertendo? Sì, tanto. C'è stato un giorno nella tua vita che ti sei divertita di meno? Quando devo fare un esame. E che cosa fai quando devi fare un esame? Bestemmio. Perché? Voglio dire che è difficile e noioso, ci divertiamo più a fare la cacciata fare. Senti, fino adesso è stato più difficile trovare gli oggetti o risolvere l'enigma? L'enigma. Cosa è stato difficile? In pratica abbiamo pensato subito che era un santo. Poi la testa di leone pensavamo fosse l'oratorio. Sì. Invece poi siamo arrivati in campo di promesse perché qua fanno una cosa e non e la permanente non pensavate ai parrucchieri? No. Perché? Pensavamo una rima baciata veramente. Baciata da chi? Non lo so. Ciao. Antonella, è stato difficile trovare la prima postazione? Beh sì, un pochino, perché eravamo un po' insicuri, c'erano più possibilità, più possibili posti, quindi eravamo un po' titubanti, però alla fine poi ci siamo arrivati. Cosa vi ha convinto che era campo sportivo? Allora abbiamo pensato al saio infastidito perché abbiamo pensato a Don Giacchino, che c'è il saio, c'era il convento, vicino. Quindi poi vabbè, abbiamo scampato pretese un po' come un gioco di parole, abbiamo visto un po' forzato, però poi alla fine. Ti stai divertendo? Sì, sì, abbastanza. Da 1 a 10 che voto dai a questo inizio di caccia al tesoro? 7. Grazie. Oceania, com'è stata questa caccia al tesoro? Un po' difficile. Scusami, in francese. Tu fai le domande in italiano, lei risponde in francese. Sì. Rispondi in francese. Okay. Allora, Oceania, questo inizio di caccia al tesoro com'è stato? Un po' difficile, se va. Sì, e la caccia al tesoro ti sta piacendo? Sì, sì. Cosa ti piace? Tu. L'ambiance. Tu. Ti piace che ci sono varie buste, varie postazioni? Questo ti piace. E cosa non ti piace? Il caldo. Il caldo. Cosa faresti per cambiare il caldo? Come niente. Allora così mi senti, questa caccia da solo com'è? È interessante. Cosa ti ha interessato di me? Di che cosa? Della caccia da solo. No, niente, va bene, sta andando benissimo. È stata difficile la prima busta? Pensa di no, non tanto. No. L'avete trovato subito capo sportivo? No, c'è stato un pochino, abbiamo impiegato un pochino. Avete lavorato? Abbiamo lavorato. Avete lavorato. Tu sei molto bravo in queste cose. Grazie, ma questo non c'entra. Io ti ringrazio. E tu in cosa sei bravo? Dimmi tre cose in cui sei bravo. Lo devi dire tu. La cucina. Sì. Sono la buona moglie. L'organizzazione di eventi management. L'organizzazione di eventi di miss. Sì, delle miss. E perché non porti 5-6 miss? No. Lo sai che a quest'ora, a un altro poco, c'è la miss. Grazie. No, lui. Sì. Come ti chiami? Antonio, com'è stata questa caccia? Bellissimo. Così, perché deve andare a lavorare. Ti stai divertendo? Cosa ti ha fatto divertire? Mi ha fatto divertire una cosa, perché dato che siamo andati in campagna a prendere i fuori di gioco, siamo andati dentro una stalla e c'era un gallo e a quel punto quel gallo si è incavolato. Come si chiamava il gallo? Non lo so, questo era il gallo si chiamava. Che gallo era? Un gallo incavolato, l'hai trovato in un prato? Nella campagna o nella stalla? No, nella mia campagna. Come dov'è la tua campagna? Dove si trova? A Petricelli. A Petricellina c'era un gallo che aveva una spingola. No, era un
un gallo che mi ha attaccato. Ti ha attaccato? E tu ti sei difeso? Sì. E il gallo? E il gallo adesso sta bene. E l'hai portato qua il gallo? Zero punti. Dove hai portato il gallo? Vincerete voi? Ciao. Patrizia, questa caccia al tesoro è più bella di quella dell'anno scorso? Sta prendendo una buona piega, vediamo. Io non ho partecipato a quella dell'anno scorso. Perché non hai partecipato? Avevo la bimba troppo piccola, ma quest'anno mi sto attivando. Adesso ho 2 anni e mezzo. Ma non potevi partecipare l'anno scorso? No, perché non potevo partecipare. E quest'anno ti ha lasciato libera? Sì, no, l'ho affidata ad una babysitter. Quanto ti costa la babysitter? No, è gratis, è mia cugina. Come si chiama tua cugina? Ah, Graziella. Salutiamo Graziella. Ciao Graziella, grazie di questo favore. Non mi portano a camion, se per darmi stasera lo fuga tutti. Piena, entusiasmante. Mi mandassi sempre a pigliare la mia. Entusiasmante la parola. È molto difficile organizzare o è più difficile partecipare? È molto più difficile organizzare e accontentare tutti. Ora qui c'è tu cosa fai per beccarti le critiche? Cosa fai per non beccarti le critiche? Cantando e Leo non hai ripreso. Ripetiamo. Ci vediamo alla prossima, dai, che tanto. E mi devi riprendere. Che ti chiediamo a botte. No, ma ragazzi, non devi. Rosa Maria, com'è stata questa caccia che sono fino adesso? Interessante, motivante. Cosa ti ha motivato? Voglia di stare tutti insieme, da fare una giornata. E tu nella tua vita hai voglia di stare tutti insieme? Ogni tanto. Quando? Nei momenti di sbaglio. Quando invece sei da solo, no, non vuoi stare con altre persone. No, diciamo che ci sono momenti che voglio stare da sola. Da 1 a 10 quante volte ti succede? Ah, un 4-5. Quando devo lavorare? Quando devo lavorare, lavoro è avvocato. Sei un avvocato? Sì, allo studio Monaco a Reggio, ti vado spesso al centro. Se da avvocato. Sì, siamo nell'intervista. Va bene, va bene. Da avvocato, come giudichi da giudice questa caccia al tesoro? Te lo dirò dopo, quando finirà la caccia al tesoro. Adesso è presto. Ti stai divertendo? Ti sto divertendo. E questo è l'importante. Ciao. Ciao. Dai, dai, guardiamo, guardiamo. Alla bella pulita che sui mio pungiamo. Vai. Per risolvere il penultimo enigma che ci porterà nel luogo del tesoro attraverso la settima busta. Saltevi via! Dai! Lenia! Credo che ci voglia un Dio ed anche un bar. Credo che stanotte ti verrò a trovare per dirci tutto quello che dobbiamo dire, o almeno credo. Credo proprio che non sia già tutto qui. E certi giorni invece credo sia così. Credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire. A questo credo. E magari. Ma credo.
scelta. Adesso ce lo piantoci addosso, perciò balliamo racchè, il sole è nostro. Voglio la musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso sotto il mondo cambia pagina. Innamorati con la luna nel mare, partire e tornare, ma senza sapere quando. Andata senza ritorno, ti seguirei in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da Milano fino a Bangkok, passando da Giordano fino a Bangkok, cercando te. Va bene, basta, basta. Stop. Certo che è morta, hanno morta loro! Sono le nostre compagne, mozzo qua! Sta guardando tempo! Sì, sì! No, non vale, vai, vai, vai! Vai avanti! La freva, Consuelo. Non saccio. È più laggio piccio. Rimane tutto dal retro. Sennò non pizzo. Quindi un attimo, solo. Oh, lasci tu Mariella, sennò te cadi fuori e non vale. Non vale. È schifo. Ma sei meglio di patate? Noi dobbiamo saltare. Vai. Va bene, dovete sapere che finiamo tutte le squadre in gioco. E dove l'avete trovata? Ci possiamo prendere? Sì, sono per voi. Però aspettate, Maria Teresa, aspettate che lo apriamo. Spostate.
Venite a farti, vado in dopo come lo vado. Stop. Ci provo, eh.